Noi siamo patrimonio di un'intera regione, nonché un intero popolo che ormai è anche sparso nel mondo e andando nei paesi limitrofi si vede veramente l'entusiasmo, il senso di appartenenza, una rivincita. Questi erano i valori che abbiamo sposato quando abbiamo deciso di rilevare il Campobasso, quindi noi oggi il coronamento di tutto quello che abbiamo sognato fin dall'inizio ad agosto caldissimo di 2022. Dovremmo dire grazie, prima era un'atmosfera bellissima, i tifosi credono, avevano pazienza con noi perché erano amichevoli, erano un po' duri e stasera era bellissimo. E abbiamo subito visto l'accoglienza che c'è. Io, come ho detto un paio di volte, sono siciliano, abito a New York da 35 anni, però sono dal primo giorno a Campobasso. Quando vengo a Campobasso mi sento di stare a casa. Quindi quello che è successo ieri per noi è già passato. Ieri è stato un anno, gli ultimi 2 anni sono stati vittoriosi su tutti i campi. Siamo felici che abbiamo riportato tanta gente. Naturalmente pure è giusto che noi stiamo dando il massimo, direi, per portare questa città dove merita. Sono contento prima di tutto per i ragazzi perché hanno voluto vincere questa partita, per i tifosi, per la gente che ci è venuta a vedere, che ci ha dato una grande mano, perciò bisogna essere contenti. È stata una partita difficile per noi perché quando trovi una squadra che si chiude come hanno fatto loro, un po' perché l'abbiamo costretti noi e un po' perché loro giocano così su queste seconde palle a incrociare. Però penso che sulla partita l'abbiamo sempre gestita, si poteva far gol prima e forse la mettevamo in discesa un po' prima.